Il Comitato Pendolari Vallo di Diano ha inviato una lettera alle istituzioni competenti, tra cui il Presidente della Commissione Trasporti del Consiglio regionale della Campania, Luca Cascone, per mettere in luce le criticità dell'attuale offerta del trasporto regionale di Trenitalia per le zone a sud di Salerno e chiedere opportune variazioni da mettere in atto, soprattutto nel fine settimana e nei giorni festivi, in modo da alleviare i disagi che gli utenti devono sopportare per garantirsi il diritto alla mobilità. Secondo il coordinatore del Comitato, Giuseppe Ferrigno, l'attuale offerta di trasporti non soddisfa le esigenze dei cittadini. Molte corse infatti sono soggette a cancellazioni o riduzioni di frequenza, costringendo così i pendolari a lunghe attese a percorsi più complessi. Inoltre le coincidenze tra treni e autobus sono spesso carenti, rendendo difficile raggiungere le principali città. I servizi di TPL di Trenitalia, che sono a supporto della mobilità degli utenti a sud della provincia di Salerno, in particolar modo dell'Alto Sele, Basso Tanagro, Vallo di Diano e zone limitrofe, risentono di una atavica carenza di aggiornamento e di adeguamento dell'offerta rispetto alla mutata domanda di mobilità, si legge nella lettera. Nei giorni feriali il servizio TPL, continua la nota, è svolto essenzialmente nell'assicurare collegamento tra i vari paesi con le località dove sono ubicate le scuole medie superiori e l'Università di Fisciano. Collegamenti veloci sono assicurati dal Vallo di Diano per Eboli, Salerno e Napoli, sia da TPL che dai servizi sostitutivi di Trenitalia. Dalla Valle del Sele sono assicurati solo collegamenti TPL con Salerno. Nei giorni domenicali e festivi i servizi si riducono ed in alcune realtà non sono effettuati. Trenitalia assicura collegamenti nei giorni feriali e anche in alcune fasce orarie, con bus e treni, collegamenti con Eboli, Battipaglia, Salerno e Napoli. Il Comitato ha pertanto presentato una serie di proposte concrete, tra cui l'aumento delle corse con orari più adatti alle esigenze dei pendolari, il miglioramento delle coincidenze e l'introduzione di nuove fermate per cercare di risolvere il problema dei trasporti che nel Vallo di Diano è noto ormai da tempo senza vedere miglioramenti.